È andato giù anche l'ultimo muro di recinzione dello stadio Cosimo Putilli di Barletta, quello di via Dante Alighieri. Si tratta di lavori previsti dalla variante al progetto di adeguamento dell'impianto, che prevedono, al posto di quella che era una cinta muraria, la realizzazione di un muretto in calcestruzzo alto 90 cm e l'installazione di recinzioni anti-intrusione in acciaio fino all'altezza di 2,5 metri. Tra gli altri interventi previsti, spiegano da Palazzo di Città, il recupero del campetto di calcetto adiacente che sarà convertito in area verde, della sostituzione di parte della recinzione retrostante la tribuna centrale, oggi corrosa e fonte di pericolo, la realizzazione di servizi igienici in strutture in muratura al posto dei moduli prefabbricati, oggi in fase di completamento, piccoli passi verso la fine del restyling di una struttura chiusa da maggio 2015, la teorica consegna dell'opera era in programma tra un mese, ma la burocrazia e gli impedimenti legati all'emergenza sanitaria con lo stop ai lavori tra marzo e giugno del 2020, oltre all'interruzione in autunno in attesa dell'ok del CIPE allo sblocco dei fondi per la variante al progetto proposto da CONI Sport e Salute, hanno fatto slittare in avanti sul calendario la possibilità di rimettere piede nella struttura di via Vittorio Veneto. Nessuno al momento da Palazzo di Città se la sente di fissare una precisa deadline per la fine dei lavori, ma l'obiettivo è restituire il Putilli alla città entro l'estate, anche per consentire alle squadre di calcio e alle società di atletica leggera di Barletta di evitare soluzioni di emergenza costose e che spesso portano verso le città limitrofe.